In una cava di materiale calcareo si prepara il brillamento di una grossa mina. È la scena ultima di un lungo lavoro di preparazione. Queste cassette, condotte a spalla per l'erto sentiero fino alle gallerie di esplosione, contengono dinamite. La galleria è riempita. Sono 60 quintali di alto esplosivo che tra poco, in un attimo, compiranno il lavoro di migliaia di minatori. La grossa mina è già elettricamente innestata. Nella vallata echeggiano gli squilli d'allarme. L'elettricista è pronto al segnale. Una piccola folla di curiosi è ansiosa e impaziente dell'inconsueto spettacolo. Via! La scintilla elettrica dà fuoco alle polveri. Un piccolo e irresistibile terremoto locale si produce nel ventre della roccia e l'esplosione stacca 1 milione di metri cubi di ottimo materiale destinato a lavori di fortificazioni e a strade. Quando la spessa nuvola di fumo e di polvere sarà diradata, di allievi. Il giuramento degli allievi. Dopo il rito del giuramento, gli allievi, in un saggio ginnico, sportivo e militare, dimostrano l'alto grado di addestramento da essi conseguito nelle varie attività che concorrono a fare di essi elementi idonei sia fisicamente che spiritualmente alle delicate funzioni a cui saranno preposti. L'impiego degli Stukas nell'estremo fronte settentrionale è quello di rompighiaccio. Ecco come lavorano questi rompighiaccio del cielo. A un segnale dato per mezzo di un razzo, gli Stukas lanciano delle bombe che fanno saltare e frantumano enormi cumuli di ghiaccio rendendo libere le acque. I cani lupi ed esquimesi sono diventati ottimi ausiliari del soldato germanico dislocato nell'estremo nord. Ed anche per il fedele amico del combattente suona l'ora del rancio. Qualche istantanea del quotidiano allenamento. Vengono poi addestrati al combattimento contro l'uomo per poter essere impiegati contro le dei partigiani. Un ferito al posto di medicazione. Una pattuglia parte in esplorazione in una foresta della Carelia. Oh.
cani sono anche tradizionali animali da traino per slitte, per il trasporto dei feriti sui campi di neve. La Germania commemora il quarto anniversario della morte di uno dei suoi più illustri figli, Nicola Copernico, assertore di un nuovo universo. L'astronomo sommo, grande e geniale, come il nostro Galileo, che spodestava la piccola Terra dal centro del nostro sistema planetario e vi poneva il Sole. Copernico studiò nelle università italiane ed in Ferrara, l'anno 1503, otteneva il diploma di notaro archivista. Il sistema solare, come fu intuito e dimostrato dal genio copernicano, è ancora oggi alla base della nostra scienza astronomica. Manoscritti e volumi di Copernico. Il ministro Rust ha commemorato il grande concittadino alla presenza di scienziati italiani e germanici, ad alcuni dei quali sono stati poi consegnati premi intitolati al sommo astronomo. Il conferimento del premio Copernico all'Accademico d'Italia Severi. Nella festa dell'Ascensione si è celebrato in una città dell'Italia centrale, con l'intervento della principessa Maria di Piemonte, il conferimento della cresima ad un gruppo di ufficiali e soldati. Monsignor Bartolomasi, vescovo castrense, ha iniziato il rito con la celebrazione della messa. La cresima. Dopo la cresima, i militari si sono avvicinati alla sacra mensa dell'Eucaristia. Terminata la pia cerimonia, Maria di Piemonte ha voluto personalmente distribuire i doni offerti ai cresimati dalle donne fasciste. L'augusta signora è stata poi affettuosamente acclamata dalla folla.